L'ospedale di Agropoli è passato dalla chiusura al rilancio con le nuove sale operatorie destinate agli interventi sui pazienti Covid e sono in vista nuovi investimenti per il futuro. L'inviato Enzo Ragone. Da oggi nell'ospedale Covid di Agropoli sono entrate in funzione le sale operatorie dove si effettuano gli interventi su pazienti Covid provenienti da altre strutture Covid della provincia. Sono ovviamente pazienti che hanno contratto il Covid, ma che fondamentalmente sono andati in ospedale per la patologia traumatica e che chiaramente diventa complicato trattarli in un ospedale in cui non c'è un percorso dedicato al paziente Covid. Per cui la scelta è stata di centralizzare le attività chirurgiche per l'ASL Salerno nell'ospedale di Agropoli. E quindi abbiamo attrezzato queste due sale operatorie dove siamo in grado di garantire interventi di ortopedia e di chirurgia generale. Per questo ospedale, che nel 2013 era stato chiuso tra polemiche e proteste, ora c'è un nuovo investimento della Regione di 2.700.000 euro, finanziamenti che garantiranno un futuro a questa struttura, anche attraverso la realizzazione di una camera iperbarica. La nostra comunità oggi veramente vive delle giornate belle, finalmente, perché dopo 10 anni, dal 2013, finalmente si prospetta una nuova vita per l'ospedale. Ecco, le sale operatorie cominciano a dare i risultati ai primi pazienti, questo importante lavoro sul Covid, le prospettive di nuovi investimenti. Ecco, la comunità oggi è felice perché sa che c'è una nuova prospettiva per il nostro ospedale, quindi siamo tutti più sicuri e siamo contenti, insomma, di questo percorso nuovo, virtuoso che sta cominciando.